Ancora una volta ladri in azione nella casa della coppia VIP. Ormai i social pullulano di situazioni ed eventi della vita privata di questo o quel vippone e capita pure, come in questo caso, che diventino la cornice ideale per denunciare di aver subito un furto. E per l'influencer e il marito calciatore della nazionale italiana è la seconda volta in pochi mesi che accade. La modella e blogger ha fatto la brutta scoperta appena rientrata a casa. Ha visto le scatole di Rolex e gioielli vari buttate a terra e ha capito. I ladri si erano introdotti nella sua abitazione per la seconda volta in 8 mesi e avevano fatto piazza pulita. Lei non ci ha visto più e si è sfogata denunciando il tutto sui social, con tanto di foto e un commento eloquente: questa è l'Italia. Pezzi di me asterisco asterisco asterisco, il ritorno a casa, la porta chiusa dall'interno e la scoperta. Come riportato da Roma Today quando Chiara Nasti, accompagnata dalla Colf e da suo figlio, intorno alle 17:40, è tornata a casa e ha provato ad aprire la porta, si è resa conto che era chiusa dall'interno. Mentre il marito Mattia Zaccagni era impegnato nel ritiro della Lazio di Mister Baroni, l'influencer ha capito di aver subito nuovamente un furto in casa. E ha perso le staffe condividendo la foto di come appariva la sua casa dopo il passaggio dei ladri. Chiara Nasti ha subito chiamato le forze dell'ordine e una volta entrata a casa ha visto cosa avevano combinato i malviventi. I ladri non hanno solo rubato Rolex e gioielli, ma hanno anche messo tutto a soqquadro e devastato armadi e mobili. I criminali sono riusciti anche a individuare ed aprire la cassaforte rubando tutto il suo contenuto. Al momento non si conosce il valore della refurtiva, ma si tratterebbe di un bottino sostanzioso. Chiara Nasti ha pubblicato la foto delle scatole, vuote, degli orologi e dei gioielli rubati e ha scritto, prima che lo scrivano i giornali. Questa è l'Italia, pezzi di me asterisco asterisco asterisco. Qualche ora dopo l'influencer pare aver recuperato la calma e ha pubblicato una nuova story in cui compare col pancione la piccola Dea dovrebbe nascere in questi giorni scrivendo, quello che conta di più.